soprattutto bellissimi atleti che secondo me ai mondiali faranno ben figurare l'Italia nelle competizioni. Va a vincere Saturnia in 6:50:30. Giorgia Maltese, Giovanna Piccione, Martina Visintin, Rebecca Zolli, Elena Weiglein, Michela De Petris, Alessia Ruggiu, Silvia Verrone e timoniere Alice Gioia. Davanti Saturnia, davanti a Moltrasio e Cus Torino. In 7:15 la vittoria per Saturnia, che dunque porta a casa il primo titolo italiano nell'otto junior femminile, prima finale di questa regata dell'8 giugno 2014, un weekend a Varese molto ben riuscito, direi, anche una buona presenza di pubblico. Sì, Varese è un bacino di gara molto bello, dove comunque la nazionale più volte si allena, e un lago che si presta benissimo alla pratica del canottaggio. Sono circa 6 km in linea, con una leggera curva che va verso Gavirate, dove c'è l'altro campo di gara. Quindi sullo stesso lago abbiamo addirittura due campi di gara. Quello di Varese però è stato rimesso a nuovo per gli europei di 2 anni fa, del 2012, subito dopo le Olimpiadi. Varese presentò i campionati europei assoluti con un successo incredibile, anche sia per quanto riguarda la partecipazione che per il pubblico. Dopodiché siamo passati ai mondiali Master, per poi quest'anno ospitare anche i mondiali Under 23. Quindi Varese veramente protagonista nel canottaggio mondiale.